ringraziando per la sua presenza, e ancora no a tutti voi, cedo la parola a Sebastiano e vi faccio anche i complimenti per il lavoro svolto. Grazie. Allora, vi ringrazio di essere qui, nonostante questa pioggia che... Allora, siamo qui per parlare delle lunghe farfalle, che è un argomento che è stato a lungo anche nascosto, negato. C'era chi parlava di... diceva che le bombe a farfalle erano solo unicamente tedesche, perché effettivamente sono un'invenzione tedesca, sono stati i tedeschi a inventarle, e che quindi questa era tutta propaganda fascista, non esisteva. Ed è stato questo che io, all'inizio della mia ricerca, che è nata, io ho una grande passione per la storia, in particolare la Seconda Guerra Mondiale, e è stato questo che all'inizio ho trovato. Io cercavo se c'era qualche libro, qualche ricostruzione, e non ho trovato nulla. E trovavo invece queste teorie, no? C'era chi negava, chi diceva che invece esistevano, che era terrorismo contro i civili. Insomma, ho voluto approfondire e ho visto che, oltre a varie testimonianze da parte di gente che ricordava, soprattutto nel nord-est, ci sono ancora oggi ritrovamenti, no? Soprattutto dell'involucro della bomba farfalle. Ho qui alcune foto, l'involucro, quindi la parte esterna. E ancora oggi nei campi può essere che vengano ritrovati, magari sia chi va con i metal detector, sia magari arando il terreno, può essere che salti fuori. Quindi evidentemente qualcosa doveva essere accaduto. Come ho detto, non c'era alcun libro, non c'era alcuna ricostruzione, quindi sempre per mia personale curiosità ho iniziato a cercare negli archivi. Mi sono trovato ad andare a Verona, all'archivio del comune, dove c'era un intero fondo che riguardava gli artificieri della città che operavano in tutta la provincia, e dove c'erano tantissime di queste richieste che venivano dai prefetti, venivano anche da privati cittadini, che appunto per l'eliminazione, il brillamento di questi ordini che dovevano per forza essere fatti brillare, perché ricordo non era possibile disinnescarli o renderli inerti in qualche maniera. E sono venuto anche qui a Sesto San Giovanni, dove la Fondazione ISEC, dove ci sono degli interessantissimi carteggi delle varie autorità, sia civili che militari, della Repubblica Sociale. Ci sono anche delle splendide tavole di disegno dove l'ufficio tecnico artiglieria dell'Esercito Nazionale Repubblicano andarono praticamente a fare una ricostruzione perfetta sia della bomba sia del suo funzionamento, e quindi ecco, cominciai a capire che qualcosa di reale c'era in questa storia qui. Iniziarono a saltare fuori anche le prime fonti americane, dai vari archivi americani, sia per quanto riguarda sempre quindi tecnicamente il funzionamento della bomba, quindi l'impiego che doveva esserne fatto, sia poi andai a trovare i vari report delle sortite praticamente notturne che svolgevano, erano i vari Pippo, no? Del 47esimo Bomb Group, che operava da Grosseto. Era strutturato su 4 squadriglie, e avevano gli aventi AVO, che erano i motori, e loro ogni notte partivano da Grosseto, ogni aereo partiva separatamente, e avevano sia degli obiettivi precisi, quindi magari ponti ferroviari, attraversamenti sul Po, scali merci, sia caccia libera praticamente, no? Obiettivi d'opportunità. E quindi ogni notte questi aerei partivano, avevano sia ordini convenzionali e anche queste bombe a farfalla. Ci sono indicati proprio le varie quantità di bombe a farfalla che loro avevano a disposizione, quindi i vari obiettivi, gli orari degli attacchi, il numero di bombe sganciate. Andai a trovare qualcosa che era veramente molto interessante, specialmente alla luce di un argomento che non era stato approfondito assolutamente. È stato in quel momento lì che, da una semplice ricerca personale, per curiosità mia, capì che quello che avevo trovato doveva essere condiviso in qualche maniera. E il modo migliore era provare a scrivere un libro, qualcosa che tentai, e con mio grande piacere poi sono riuscito. E quindi bisogna capire cos'era la bomba farfalla. La bomba farfalla era un ordigno al grappolo, pesava poco meno di 2 kg. Questa era la bomba farfalla. Vediamo che c'è praticamente la parte qua in basso, che è il corpo dell'ordigno, praticamente è un contenitore in tisa dove c'è sia l'esplosivo che c'è la spoletta e il detonatore,
e poi tramite questa appendice collegato all'involucro che vi ho fatto vedere anche prima, e l'involucro non è altro appunto che racchiude la bomba, e al momento in cui la bomba viene liberata nell'aria si apre in questa maniera qui e quindi comincia a girare. Funge sia da paracadute che da alette, da eliche, comincia a girare e quindi la bomba in questo modo giunge al suolo dolcemente. Quando uno spezzone, perché gli spezzoni erano pure al grappolo, no? Sì. Uno spezzone andava a cadere al suolo praticamente a peso morto, no? Invece tramite questo sistema queste bombe qui potevano giungere al suolo in maniera cioè delicata, si andavano proprio ad appoggiare sul terreno. E quindi le bombe a farfalla erano contenute nel numero T90 in apposito contenitore, era un contenitore da 500 libbre. E quindi questo contenitore, che è a forma di bomba, no? Questo contenitore una volta sganciato si aprì, dopo pochi secondi si apriva e liberava tutte queste farfalle. Queste costituivano un grappolo, scendevano verso il suolo e una parte di queste esplodeva all'impatto, perché aveva praticamente la spoletta, era tre tipi di spolette, aveva la spoletta a impatto. La parte restante invece si adagiava sul terreno, c'era la spoletta con il ritardo, quindi c'era un certo ritardo che veniva prima impostato, prima ovviamente dell'operazione, e poi invece c'erano quelle con la spoletta antimanipolazione, che sono quelle veramente più insidiose, che hanno provocato la maggior parte dei morti, e queste qui erano come delle mine, erano anzi più sensibili ancora delle mine, perché come anche le cluster bombs moderne, no? Se una mina comunque devi calpestarla, comunque c'è un meccanismo di un certo tipo, queste bastava veramente una minima sollecitazione, una minima vibrazione ed esplodevano. Quindi cosa succedeva? Erano ordigni a frammentazione questi, no? Quindi l'esplosione proiettava una moltitudine di schegge che erano costituiti sia da frammenti dell'involucro in ghisa che ho fatto vedere, sia dalla parte con le alette, e quindi era tutta una potenziale scheggia, e quindi solitamente la vittima non moriva subito, ma moriva dopo un lungo dissanguamento. E se non morivi comunque rimanevi mutilato, accecato a vita, cioè erano veramente micidiali. E le vittime erano quasi sempre contadini o bambini. I contadini, come potete immaginare, si ritrovavano magari a lavorare il terreno e queste bombe potevano essere nascoste dall'erba o potevano anche trovarsi magari sotto alcuni centimetri di profondità, qualche decina di centimetri, perché non sempre diciamo il funzionamento andava a buon fine, quindi rallentava abbastanza la bomba, spesso e volentieri magari arrivava al suolo a una certa velocità e quindi si conficcava nel terreno, quindi loro magari poi arando, andando a lavorare il terreno, bastava un niente e esplodeva, cioè senza neanche accorgersi di quello che era successo. E poi ovviamente i bambini. I bambini, penso che anche a voi, vedendo una cosa del genere, non pensi che sia una bomba. Cioè, può sembrare un oggetto strano, infatti c'è stato anche chi mi ha detto, no, si ricordava di sua nonna, diceva non toccare in macina caffè, oppure le bambole, perché magari aperta in quella maniera lì può sembrare che vedere troppo. E quindi i bambini, c'è stata una tragedia, nel libro racconto varie di queste tragedie, sono state, c'è stata una particolarmente grave che è successa a Palù, è un paese a sud di Padova, in una frazione di Conserve, una ventina di chilometri da Padova, e praticamente il Pippo, l'aereo della notte precedente, aveva sganciato centinaia di bombe a farfalla, probabilmente aveva preso di mira un convoglio militare, e il giorno, essendo che era stata colpita una cascina, no, il giorno dopo ci sono questi ragazzi sono partiti da casa loro per andare a vedere i danni, no? Quindi la cosa più innocente del mondo, nel senso. E durante il tragitto loro abitavano praticamente in una strada che esiste tuttora, se uno va a visitare il posto sono andato, è ancora identico come era all'epoca. E durante il tragitto, quando stavano per arrivare dalla loro strada sterrata in cui abitano sulla provinciale, c'erano evidentemente queste bombe per terra, e andando a toccarle alla fine sono morti tre ragazzi e altri sono rimasti feriti. E questa è una delle tantissime tragedie del genere. E quindi a cosa servivano le bombe a farfalla? Era semplice terrorismo oppure c'era dell'altro? Allora, le bombe a farfalla avevano uno scopo militare e morale. Lo scopo militare era può essere anche facilmente immaginabile, perché pensiamo che ad esempio uno scalo merci bombardato, un ponte bombardato, qualsiasi obiettivo
Ovviamente ci sono dei danni, ci sono i binari divelti, ci sono danni magari a fabbricati in base all'avversario di cui si trattava, quindi poi devono andare le varie squadre di riparazioni che erano costituite da civili italiani, dovevano andare poi a riparare questi danni, no? Loro andando a sganciare le bombe a farfalla su questi obiettivi rendevano insicura l'area, perché rimanevano tutte queste bombe inesplose e quindi l'area era insicura, quindi bisognava che si andasse prima a ripulire la zona dalle bombe a farfalla e poi in un secondo momento, quando la zona era abbastanza sicura, si poteva pensare a riparare i danni. Quindi questa maniera è interessante questo, perché è nell'ambito del bombardamento tattico. Questa vicenda qui è accaduta praticamente fra la fine di gennaio del 45 e il termine del conflitto, diciamo verso la metà fine di aprile. E quindi eravamo in una fase in cui il fronte si attestava sulla linea gotica e praticamente sul ristretto territorio che rimaneva sotto il controllo dell'asse nel nord Italia c'è stata una massiccia campagna aerea da parte alleata che era volta al blocco dei rifornimenti che dalla Germania arrivavano alla linea gotica, ovviamente, no? In previsione dell'offensiva poi che si sarebbe scatenata in primavera. E quindi loro andando a saturare queste zone andavano a rallentare i rifornimenti o a bloccarli anche completamente, dipende poi dai danni, e poi c'era anche la funzione morale, perché questi operai che dovevano andare a riparare quei danni lì ovviamente si demoralizzavano, quindi andavano questo magari a minare la loro volontà di collaborare con i tedeschi, la loro volontà di svolgere il lavoro come si deve. Quindi c'era anche questa funzione qui, ed era rivolta, quindi la funzione era rivolta contro questi operai italiani, civili italiani, cioè questo è da sottolineare, perché spesso si dice che erano armi contro i tedeschi, per demoralizzare i tedeschi, questa era un'arma che aveva questo scopo sostanzialmente. E ovviamente non sempre le bombe a farfalla andavano a cadere precisamente nel bersaglio dove dovevano arrivare, perché a quel punto lì ancora ci poteva stare, venivano interessati magari i civili che abitavano nella zona, però era magari una zona che era un bersaglio, quindi uno si premuniva. Invece le bombe a farfalla sono state sparpagliate ampiamente, soprattutto nel nord-est, perché ovviamente i vari alpini passavano dal Brennero e dal Tarvisio, quindi era quella la zona veramente importante per gli alleati. E vabbè, approfitto per dire che la parte del nord-ovest è stata interessata soprattutto per quanto riguarda lungo il Po e poi più raramente, occasionalmente, in altre zone, però questa vicenda qui è caduta soprattutto in maniera molto massiccia sul nord-est. Non sempre, diciamo, ci si limitava al singolo bersaglio, perché bastava poi che magari questo non veniva trovato, ad esempio per... La causa più comune era il maltempo, solitamente, no? E quindi c'era proprio l'ordine, no? Loro dovevano attaccare dei bersagli d'opportunità. Cos'erano? Erano luci, erano, non so, un ponte che magari loro vedevano e quindi era un possibile bersaglio. È capitato anche che hanno visto una città illuminata, no? E quindi hanno sganciato. Era poi a quel punto lì, era a discrezione dell'equipaggio, del pilota, del bombardiere, insomma dell'equipaggio del velivolo. E quindi c'era chi magari le buttava in mare dopo aver cercato qualche bersaglio, magari un convoglio, oppure chi se ne liberava praticamente, addirittura anche invece di buttarli in mare magari se ne liberava sganciandoli a vuoto senza sapere esattamente dove, quindi era a discrezione. Quindi in questa maniera qui sono state colpite località svariate, cioè, invece di essere limitato a precise zone ha interessato un po' dappertutto, anche la più remota località di campagna è stata interessata. Ed ecco che la gente ovviamente non conosceva quest'arma, c'è stato un tentativo da parte delle autorità di mettere in guardia, ci sono stati dei manifesti, anche degli articoli di giornale, no, dove si descriveva la bomba con tanto anche dei disegni, però è chiaro che non tutti avevano la possibilità di essere messi in guardia adeguatamente e quindi la tragedia incombeva sempre. E i contadini, ad esempio, proprio per questa falcidia che provocava questa bomba qui,
hanno cominciato a non a coltivare più il terreno, perché ovviamente avendo anche solo sentore che certi campi potevano essere oggetto di la presenza di, questi, di queste bombe, hanno cominciato poi a, a mandare magari dei reclami, no, alle autorità, al prefetto, al podestà. Dice, noi non entriamo più nel campo se prima non, questo non viene controllato, non vengono eliminate tutte le bombe presenti, e quindi ci sono stati anche dei riflessi anche sulla, sulla produzione agricola e quindi sul, sulla nutrizione, cioè sul, della, della popolazione. E, ma di, questo, di questa estensione del fenomeno erano gli americani, diciamo, i vertici alleati, erano, era la conoscenza? Allora, noi teniamo presente che la bomba farfalla, come abbiamo detto prima, era un'invenzione tedesca. I tedeschi l'hanno usata soprattutto nelle prime fasi del conflitto in maniera abbastanza massiccia, soprattutto contro l'Inghilterra. Sia all'inizio, quando c'è stata la famosa Blitz, prima del, di quello che sarebbe dovuto essere il tentativo di invasione, sia anche dopo. Soprattutto nel 43, nell'estate del 43, c'è stato un bombardamento molto pesante su Grimsby, e anche Clintovers, e stato, sono stati gli unici casi dove le bombe a farfalla sono state adoperate dai tedeschi, noi teniamo presente, specificatamente contro dei centri urbani, perché solitamente anche loro attaccavano aeroporti, snodi ferroviari, ponti. Invece in questo caso qui loro le hanno, hanno fatto questa cosa sperimentale, le hanno sganciate su questi centri urbani insieme a bombe incendiarie e nel corso di un bombardamento convenzionale praticamente, anche con ordini da demolizione, frammentazione. E il risultato è stato che per 3 mesi almeno questa, la città di Grimsby ad esempio è stata, era talmente saturata dalle bombe a farfalla che per 3 mesi non era possibile ai suoi abitanti, diciamo, viverci. Cioè, la gente prima, gli artificieri dovevano ripulire prima questa città dalle bombe, ci hanno impiegato tutto questo tempo e ovviamente per questi 3 mesi la città è stata completamente bloccata, anche per quanto riguarda la produzione industriale, i servizi, la città era completamente morta. E, è stato l'unico caso però del genere, ma ha interessato molto questo gli alleati, prima gli inglesi e poi gli americani, sono rimasti letteralmente affascinati da questo ordigno e hanno tentato fin da subito di copiarlo. Ci hanno impiegato un po', ci hanno provato prima gli inglesi, poi hanno preso in mano il lavoro gli americani, e con il risultato poi che dopo un lungo processo di sperimentazione sono riusciti a costruirla in serie. E dall'estate del 44 l'hanno cominciata a impiegare, inizialmente contro i giapponesi nel Teatro del Pacifico, pensavano che era utile soprattutto impiegata contro zone con forte vegetazione di giungla, no? Nella Birmania, in Cina, per cercare di creare anche dei percorsi obbligati, no? per i giapponesi, per evitare quindi di concentrarli in certe zone, perché ovviamente nella giungla loro non riuscivano a bombardarli adeguatamente, quindi volevano provare anche con visto che c'era questa novità, e poi hanno trovato l'Italia come luogo ideale dove poi l'hanno usata in maniera massiccia e sistematica, perché i tedeschi poi hanno continuato ad usarla, ad esempio c'è stato un attacco contro i bombardieri statunitensi ad Alesani in Corsica nel 44, però sono stati dei raid occasionali, ecco, rispetto a quelli che hanno fatto all'inizio invece contro l'Inghilterra, che anche lì sono stati abbastanza organizzati. Invece gli americani vanno poi a usare in maniera sistematica sul nord Italia, nel periodo che vi ho detto, la fine di gennaio e il termine del conflitto, quindi il 45. Solo perché solo in quel momento erano riusciti ad averle in quantità sufficienti per impiegarle in questa maniera. E quindi abbiamo detto, quante ne sono state sganciate? Penso che questa è una domanda che vi sarete posti, no? Allora, la stima più o meno è sui 300.000 circa, 300.000 ordigni. Se non fosse finita la guerra ci sarebbe andata avanti ancora. E questo perché comunque loro sono dovuti fermare poco prima, perché dell'offensiva che avrebbero lanciato poi a fine aprile, perché ovviamente non volevano trovarsi ad avere a che fare poi, cioè è utile fino a un certo punto, nel senso se poi devi occupare un territorio è pericoloso, perché va poi a ritorcersi contro te stesso.
questa stima è stato possibile farla perché, come vi ho detto, ci sono nelle varie sortite americane del 47esimo bomb group, ci sono tutti i numeri, quindi delle bombe che loro hanno sganciato, e quindi è stato relativamente semplice andare questi a stimare quante ne hanno adoperate. Il numero dei morti penso che sia impossibile andare a individuarlo, perché nel libro io riporto qualcosa di simbolico, come qualche decina, che si riferisce semplicemente ai casi di cui si è parlato nel volume, ma che ovviamente non sono qualcosa solo di simbolico, perché non potremo mai sapere quanti in realtà possono essere stati, e soprattutto bisogna mettere insieme sia i morti che i mutilati, perché come vi ho detto non uccideva sempre subito, anzi la maggior parte delle volte andava a ferire, quindi c'erano anche i casi dove si rimaneva mutilati, però si rimaneva in vita, ecco. Quindi la stima riguarda entrambi le due categorie. È impossibile farla questa, un calcolo preciso delle vittime totali causate da queste bombe, soprattutto perché nessuno si è occupato di registrare ovviamente quanta gente era morta per questo specifico tipo di ordigno. Ci sono alcuni comuni, alcuni casi abbastanza rari dove questo si è fatto, però non esiste qualcosa di organizzato, e soprattutto sarebbe assurdo, vista la grande mole di oggetti, di ordigni che giacevano inesplosi in quel periodo, andare a distinguere adesso 70 anni di distanza se quella singola persona è morta per una bomba farfalla, per uno spezzone, una spoletta, però sicuramente deve essere stato nell'ordine come minimo di qualche centinaio, includendo sia, come ho detto, sia i morti che i mutilati. E la bonifica era ovviamente molto complicata. Vi ho detto che le bombe a farfalla dovevano per forza essere fatte brillare, non era possibile disinnescare. C'era una remota possibilità, nel caso la sicura non era uscita completamente dalla sede, di tentare di riavvitare, però ecco, era qualcosa di abbastanza difficile. Penso proprio. E comunque nel dubbio si facevano brillare. Quindi la bonifica, allora, inizialmente ci sono stati anche sia tedeschi che anche personale italiano, militari italiani della Repubblica Sociale, anche civili stessi, che all'inizio era qualcosa di disorganizzato, era qualcosa di nuovo che stava succedendo, la gente non conosceva bene, quindi ci si provava. C'è stato addirittura un militare delle Brigate Nere che a Monselice, in provincia di Padova, le raccoglieva e le buttava nel canale, no? Finché poi, aiutato anche da alcune persone, finché poi i tedeschi magari solitamente gli sparavano col moschetto, c'erano i metodi più svariati. Questo fino a che nel tardo marzo del 45 una circolare proprio precisa che è giunta agli artificieri, ai vari gruppi, perché c'erano i gruppi di artificieri e rastrellatori, c'erano in ogni provincia, in ogni capoluogo di provincia c'erano questi nuclei. Quindi giunta ai vari nuclei di artificieri e rastrellatori, che metteva, organizzava praticamente un piano di bonifica dei territori interessati, e dove si andava ad affiancare un artificiere specializzato a quelle che erano sostanzialmente le reclute. E in questa maniera qui si è cominciato una bonifica organizzata dei territori, che però potete immaginare che un obiettivo che ad esempio era stato, dove giacevano centinaia di bombe a farfalla, dopo giorni, se non settimane di lavoro, magari due artificieri, perché erano pochissimi, erano nuclei veramente da una decina, cioè erano veramente pochissimi, quindi magari due andavano da una parte, due da un'altra. E quindi dopo magari un lavoro di una settimana, per dire, impiegato per bonificare una zona, quella zona veniva nuovamente poi bersagliata dagli apparecchi americani, e quindi spesso i risultati erano nulli. Fatto sta che sicuramente hanno salvato moltissime vite, purtroppo, ripeto, il numero era esiguo, e quindi non è stato possibile ripulire le zone adeguatamente.
Quindi la bonifica è proseguita poi nel dopoguerra e a questo punto anche con l'impegno degli americani stessi che mandavano sempre gli stessi artificieri che erano stati della Repubblica Sociale prima ancora del Regio Esercito, hanno organizzato diciamo, i vari piani per proseguire la bonifica, ma ancora negli anni 50, ancora negli anni 60, nelle zone più interessate c'erano ancora le bombe a farfalla perfettamente funzionanti. Mi raccontavano a Fontaniva, c'è un ponte ferroviario che era obiettivo delle bombe a farfalla, Fontaniva è a pochi chilometri da Cittadella, e siamo in provincia di Padova. E mi raccontavano che ancora negli anni 50 c'erano i bambini che tiravano i sassi contro le bombe a farfalla inesplose e queste scoppiavano. Certo che quindi mantenevano proprio perfetto il loro potere. E ancora oggi è possibile nelle zone più colpite che queste bombe a farfalla saltino fuori, soprattutto, ripeto, la parte dell'involcro, quindi la parte dell'involcro oppure frammenti dello stesso, ma anche bombe intere ancora inesplose, è successo anche questo. È successo ad esempio sempre vicino a Fontaniva, che negli anni 90, questo signore, questo anziano, aveva trovato quelle che poi si erano rivelate come una farfalla, mancava la parte dell'involcro, quindi soltanto la parte finale con il corpo dell'ordigno, diciamo, con l'appendice. E è una cosa un po' comica, tragicomica, diciamo, perché lui aveva pensato subito, no, di utilizzarli come boccina, no, per giocare a bocce. e quindi se le aveva raccolte, no, e le aveva scorazzato per il suo paese per giorni, per una settimana. E fino a che è capitato che una domenica un anziano che usciva dalla chiesa gli capitasse per caso di vedere nella macchina quelle che erano bombe a farfalla a tutti gli effetti, e ha inforcato la bicicletta e se ne è corso a casa praticamente. Quando poi la voce si è sparsa di quello che erano realmente quei boccini, allora quel signore lì li ha riportati dove li aveva trovati, sono stati chiamati gli artificieri e nell'occasione, oltre a far brillare quegli stessi ordigni, sono state fatte brillare altre bombe a farfalla che gli anziani ancora interpellati si ricordavano i luoghi in cui erano state sepolte. Che praticamente in questo caso qui i contadini stessi avevano utilizzato una fune per due contadini, quindi uno in una certa posizione e l'altro all'altra estremità del campo, tirando questa fune, raccogliendo le bombe, alcune esplodevano durante il percorso, altre no, le sono andate a portare alla fine del campo in una buca e interrate. E ancora, quindi negli anni 90 erano ancora in quella posizione, le artificieri le hanno eliminate anche in quel caso. Quindi possiamo immaginare che quanti casi ancora possano capitare. Ecco. E a Ostiglia nel 2005 un pescatore che ho incontrato anche nel corso della realizzazione del libro ha ritrovato addirittura un contenitore, era il periodo della secca del Po, e ritrovò un contenitore che era ancora mezzo pieno di bomba a farfalla. Lui non, ovviamente non aveva visto che c'era qualcosa che emergeva dall'acqua e era andato a vedere, no? Spostando un po' l'acqua torbida ha visto che era vuoto all'interno e ha visto quello che conteneva. Lui conosceva già il cos'era le bombe a farfalla, perché Ostiglia è stata, fra Ostiglia e Revere è stata la zona più colpita in assoluto. C'era il ponte lì, sia il ponte ferroviario sia il ponte di Baia, comunque una zona cruciale. E anche in quel caso lì poi gli artificieri le ha fatte brillare una a una per sicurezza e ce n'erano una cinquantina dentro. E quindi ancora è possibile che in certe località possano, ecco, saltare fuori, perché questo a testimonianza che è stato un fenomeno tutt'altro che circoscritto o limitato a certe zone, come alcuni tendevano a dire. E gli americani infatti vanno a copiare inizialmente questo contenitore tedesco che ne portava 24, che è quello da 100 libbre, mentre poi sviluppano un loro contenitore, che è quello da 500 libbre, che ne contiene 90, che sarebbe questo praticamente. Sono quelli che usiamo loro. Invece questo qua è quello lì americano, che ne porta 24.
qui si vede chiuso, perché questo qui era sempre chiuso, giungeva già agli operatori chiuso questo. Invece questo qua praticamente veniva composto poi all'aeroporto, perché le bombe a farfalla, ecco, erano, giungevano in queste sezioni che ne contenevano ognuna 10, no? E ogni sezione era, aveva le bombe a farfalla con le spolette di una stessa gradazione, quindi o solo impatto o solo... Quindi scusa, venivano spolettate prima di essere caricate nei contenitori? No, no, erano già pronte, perché questo qui ad esempio mettiamo, già che, sia, mettiamo che sia... Sì, però questo qui mettiamo che sia solo impatto, no? Un altro giungeva magari soltanto con ritardo, un altro ancora antimanipolazione. E quindi loro quando li inserivano qua dentro, ne potevano mettere 9, li andavano a mischiare praticamente. Mettevano 9 scatole di diverso tipo. Solitamente erano un terzo in una maniera, un terzo in un'altra, certo. E per questo infatti quelle impatto erano sempre comunque erano in minoranza. La maggior parte giungevano al suolo, quindi 2/3 diciamo giungevano al suolo e sarebbero stati o con ritardo oppure antimanipolazione. Era ovviamente più funzionale come metodo, perché in questa maniera qui, mettendo che si attacca, che ne so, uno scalo merci, no? La possibilità che alcune esplodano subito, quindi colgano eventuale personale, eventuali veicoli che sono già presenti. Comunque essendo a frammentazione, un veicolo comunque lo danneggiano, perché immaginiamo, e altre con ritardo, quindi magari dopo il raid viene del personale per stilare i danni. Ma è una scala ferroviaria. Anche soccorritori, no? Gli americani usavano, in Italia hanno usato la 20AV nelle sue varie versioni. Appunto, che era su licenza della De Avila, lo costruì. Esatto. E mentre in quegli attacchi che hanno svolto anche contro i giapponesi, in quel caso lì hanno usato i B-25. Era un bombardiere medio, usava una bomba leggera. Per cui molte volte i bombardieri che tornavano da una missione per ragioni o della caccia del minca, cioè no, o del maltempo, non avevano trovato, e si liberavano delle bombe, ma non le tiravano nelle campagne o addirittura sul mare, perché a Rapallo bastava che facessero un miglio in più e le tiravano sul mare. Le ha tirate proprio sulle città per ammazzare più persone possibili. No, e questo sarebbe interessante fare questa valutazione. Ha fatto bene. C'è un documento che riporto nel libro, anche sia citato che in fotografia, dove si parla proprio di. Ci si collega a quanto ha detto lei. Praticamente si parla delle direttive che l'alto comando infonde agli equipaggi. Quindi c'erano un paio di agenti segreti alleati nel nord Italia che si lamentavano rendevano noto che non dico dell'odio, però comunque delle perplessità della popolazione riguardo ai bombardamenti indiscriminati, bombardamenti e mitragliamenti, no? Contro tutto ciò che si muoveva praticamente. E praticamente in questo documento loro rispondono che loro non possono fare nulla praticamente per evitare le perdite civili, perché loro equipaggi cosa dicono? Dovete attaccare tutto ciò che si muove sostanzialmente, cioè non dovete fare alcuna discrezione, perché fare una discrezione è impossibile, da quell'altezza, da quella situazione è impossibile fare una discrezione se è un carretto di un contadino o non so, un veicolo militare per dire, no? E quindi queste sono le direttive con cui gli equipaggi poi si alzano in volo. Solo una domanda, ritornando alla questione delle bombe poi inesplose e in generale dei campi minati e dello strascico che c'è stato poi nel dopoguerra, perché senza dubbio ci sono stati anche morti in quel posto lì, ma in generale anche in tutto il resto, cioè del teatro di guerra, io penso a Vergarolla per esempio. Sì. Secondo te era una strategia voluta per tenere comunque l'incertezza nelle popolazioni, o era una cosa collaterale che avevamo pensato, noi bombardiamo, poi quello che esplode esplode, il resto non ci interessa più perché la guerra sarà finita e non è più affare nostro? È una bella domanda, perché allora diciamo, a livello di documenti ovviamente loro non parlano di terrorismo, cioè specificatamente di una cosa contro i civili, parlano, come ho detto prima, del scopo militare, quindi
dell'impiego tattico e poi morale contro chi deve andare poi a bonificare. E, però noi teniamo presente che questa bomba qui è stata usata, come ho detto prima, dai tedeschi sull'Inghilterra, no? E gli americani hanno notato bene gli effetti che aveva sui civili, quindi in particolare sui contadini, loro parlano anche lì di contadini che venivano colpiti, erano anzi fra le vittime più, maggior numero di vittime erano proprio loro, no? E loro addirittura dicono, lo mettono fra gli obiettivi dei tedeschi, noi insieme magari ai cantieri navali, a ferrovie, mettono anche il blocco dell'agricoltura, no? Fra gli obiettivi dei tedeschi. Ora noi non sappiamo se questo era un loro scopo o se era anche lì collaterale, però quello che poi loro hanno fatto in Italia alla fine è stato lo stesso, quindi non possiamo dire che era la loro strategia o meno, però questo è quello che è successo e loro sapevano che succedeva, quindi diciamo non l'hanno neanche impedito. Sì, hanno detto posto, facciamo comunque un importante come conseguenza. Esatto, cioè, bastava dire, se loro volevano impedire questo, bastava dire voi o andate a colpire tale ponte ferroviario, se è nuvoloso, se non riuscite a localizzarlo, le buttate in mare. Invece no, quello poi è la discrezione del pilota, doveva cercare prima un bersaglio di opportunità, se lo trovava bene, se no lo buttava in mare. Spesso invece volentieri queste opere rientrano in una capacità e una volontà di sacrificio, volontaristica, autarchica, spesso anche a proprie spese o comunque insomma, che invece rappresenta la vera libertà e il vero sforzo della ricerca che deve essere premiato e sostenuto. Grazie quindi. Grazie.